Con la presentazione della C43, le sue nuove forme delle pance, del cofano motore, ma soprattutto le indiscrezioni che abbiamo raccolto con gli ingegneri di Formula 1, ci permettono di fare delle prime valutazioni su quello che potrebbe essere il layout della Ferrari che verrà presentata il 14 febbraio. E quindi abbiamo un primo dato che è estremamente importante. L'Alfa Romeo ha potuto avere la libertà di modificare radicalmente le pance, quindi con questo mix di bocca d'entrata Ferrari ma layout completo, tutto lo sviluppo della pancia in stile Red Bull, proprio perché il volume dei pacchi radianti è stato ridotto. E a tal proposito iniziamo a vedere con la nostra realtà aumentata cosa vuol dire avere un pacco radiante più piccolo, più compatto, che dà più libertà ai tecnici e agli ingegneri nello sviluppo di tutto quello che è la parte delle pance, del cofano motore e soprattutto dell'attacco della carrozzeria direttamente sui cassoni di aspirazione. Avere i pacchi radianti più compatti vuol dire poter modificare l'aerodinamica e quindi avere più libertà di azione. Ma soprattutto avere dei pacchi radianti più piccoli, perché Ferrari l'anno scorso è stata molto attenta a evitare fenomeni di surriscaldamento. Quest'anno si permette una riduzione dei radiatori e questo vuol dire scendere di peso. Solo nei radiatori si guadagnano quasi 3 kg la dimensione del radiatore e il liquido che è contenuto all'interno, quindi questo è un primo vantaggio. Il secondo vantaggio estremamente importante è proprio legato all'abbassamento del baricentro e a questo punto si può fare un'altra valutazione. Se l'Alfa Romeo è andata nella direzione Red Bull vuol dire che c'è stata anche una modifica sostanziale nell'architettura radiatori e quindi si può andare nella direzione Red Bull, quindi con elementi spezzati, quindi un acqua olio portato nella parte alta, oppure si può andare nella configurazione che abbiamo visto con la nostra realtà aumentata e quindi a sandwich incollati ma più piccoli, compatti e più bassi. A questo punto la Ferrari, abbiamo già fatto le nostre simulazioni, se dovesse andare nella direzione Red Bull, quindi Alfa Romeo avrebbe una condizione di radiatori riconfigurata, rivista, riposizionata, ma potrebbe anche mantenere la sua attività aerodinamica a questo punto con pance larghe ma senza tutta la parte dei radiatori nella parte superiore per sfogare l'aria e spostarla quindi direttamente sul cofano motore, proprio come ha fatto l'Alfa Romeo seguendo la filosofia di tipo Red Bull. C'è poco da aspettare, il 14 di febbraio vedremo la nuova Ferrari nella sua interezza.